11.47 a sua volta. Chi è in netta fase di ascesa è Tamsin Thomas, che è in corsia 2 e lo ha dimostrato questa crescita in batteria. E può inserirsi assolutamente, perché sono pochi centesimi, 7-8 centesimi non vogliono dire niente. Ma Sanford e Hill sono decisamente superiori. E poi il terzo posto, bisogna andare forte per fare un tempo migliore di quelle delle terze delle altre semifinali. 11.59 e 11.60. Si è sollevata prestissimo Candace Hill, è partita benissimo Breyer, adesso viene presa molto bene Breyer, che sarà terza. Candace Hill, Sanford è 11-12, più 2, il vento ha dato una buona discreta spinta, ma comunque Candace Hill ha confermato. Però è sembrata impegnata in questa sua azione, a parte che l'azione vista in precedenza di Anticuot sembra talmente leggera da non fare sforzo comunque c'era. Candace Hill, ricordo, essere ragazza estremamente giovane, perché è del 1999, quindi è della categoria inferiore ancora. È sembrata mettersi in moto quasi un po' con sussiego, infatti qui era terzo o quarta dopo una ventina di metri, però poi, ecco, qui vediamo la partenza e poi qui sul lanciato è chiaramente ha un'altra marcia, un'altra fluidità assoluta, però molto bene anche alla sua destra. Breyer anche, sì. Sanford è comunque un atleta forte. Dicevo, Breyer si propone per la terza piazza. Ecco, qui vede che la Sanford continua nella fase di... E Breyer ha fatto il suo primato 11.39, mentre rispetto alla batteria decisamente meno brillante Tamsin Thomas, che ha fatto solo 11.71, peggiorando, a parte che è come se non fosse partita. Quindi, 255 millesimi di reazione per la sesta Tamsin Thomas significa aver perso il treno, e a quel punto mettersi a correre in maniera magari nervosa, e questo non ti porta ad ottenere il massimo possibile anche in quelle condizioni, dopo un ritardo in partenza di almeno 100 centesimi, quindi Breyer 100 millesimi, e può essere ripescata sì al miglior tempo. Candace Hill fuori, Catherine Fame col suo 11.59 seppur di un piccolo centesimo, 11.39 e 11.58.